Ecco che arriva il pesce serra, uno dei pesci più aggressivi del Mar Mediterraneo. Viene anche chiamato pesce limone oppure sauro imperiale, ma ovviamente a noi pescatori piace chiamarlo pesce serra, grazie a quei denti così affilati, taglia tutto. Ovviamente è inutile dirlo perché bisogna fare molta attenzione ai suoi denti, può crearci davvero dei grossi guai. Oggi le condizioni meteo marine sono davvero molto particolari, l'acqua è torbidissima e davanti al mio fucile ho questi bicefali che non sparo perché ho la speranza di incontrare una spigola o anche un bel serra. A volte decidere di non sparare vuol dire tornare a casa senza il pesce. L'acqua è davvero tanto torbida e appunto ho deciso di impugnare l'Arrob 85. È davvero un bel tiro, forse un peletto troppo alto. Eh sì, un tiro troppo a filo, un po' troppo alto, ma ci sta. L'acqua è torbida, quindi il rischio di sbagliare ci sta. Arrob 85, 95 e 105. Si può scegliere con testata S, semplice, doppio circolare, oppure con testata H, con gli elastici appunto divisi tra loro. Questa nuova testata ci può regalare un tiro con meno rinculo e anche una perforazione più importante. Parliamo di almeno mezzo metro in più rispetto ad un doppio circolare. Molto presto realizzerò dei nuovi video per farvi conoscere più dettagliatamente queste due testate, o meglio, la testata semplice, doppio circolare, o la testata H, con gli elastici appunto divisi tra loro. Ma torniamo a noi, avete già conosciuto il mio piccolo van? E siamo pronti a pescare nel sottocosta con l'Arrob appunto 85. Oggi il mare è calmo, anche se abbiamo una piccola risacca, quindi spero in qualche bella o comunque piccola cattura. Nel vanno ovviamente non può mancare l'attrezzatura. E qui ho uno scrivanino storico praticamente della Best Hunter, se non sbaglio, che utilizzo appunto per pescare nel sottocosta. Tanto scomodo, ve lo posso garantire, però funzionale. Ovviamente cinta in gomma con 3 kg, il portapesce in denema con la punta praticamente di un'asta da 6,5 che arrotola al piombo ovviamente. Ci portiamo ovviamente anche una piccola boetta e questa piccola corda elastica che serve appunto per smorzare le onde o anche degli incagli col piombo stesso. Il nylon che utilizzo è un 0,80. Quando abbiamo le condizioni ottimali per pescare, ovviamente senza quelle grandi risacche, i tiri sono ovviamente chirurgici. I cefali sono una degna dimostrazione. Quella loro linea così sottile ci permettono davvero di comportarci come dei cecchini. Ah, dimenticavo un'altra particolarità di questo fucile è di avere praticamente la sagola appiccicata sul fusto. Ebbene sì, grazie all'albero del mulinello che è fissato all'interno del fusto, possiamo effettuare i nostri agguati con il fucile a filo dello scoglio. Una nuova pescata e riproviamo ancora a cacciare qualche bel pesciotto. Amo indossare le pinne senza i calzali perché ascolto di più il mare, ovviamente a volte mi faccio anche del male, soprattutto nel sottocosta, però fa parte del gioco. Mi preparo, indosso la maschera, completo tutto l'iter. E mi tuffo in acqua, via, si caccia. Finalmente in Puglia abbiamo il fermo pesca a riccio, purtroppo per soli 3 anni. Io punterei anche a fare un fermo pesca in alcuni periodi dell'anno, soprattutto quando il pesce è in riproduzione. O magari semplicemente per alcune specie, come ad esempio in primavera per il dentice. Ad esempio, erano da tanti anni che non trovavo più nel sottocosta questi besarghi. Questo è possibile grazie al fermo pesca di ricci, che è la prima catena alimentare. Questo bel sfago, sparato davvero al limite di gittata, ci fa capire quanto sia più potente la testata H rispetto a quella semplice. Bene,
Beh ragazzi, questo periodo diciamo che non è grandioso pescare nel sottocosta, a meno che non ho delle condizioni particolari. Ad esempio, quando abbiamo un mare abbastanza agitato e che non si può uscire in barca, oppure nel momento in cui mi trovo in van e ho la voglia di pescare un pesciotto e mangiarlo. Diversamente, ovviamente, amo la profondità. Questo è uno spot molto particolare, mi sto avventurando ad una profondità di circa 34 metri. Mi sono fatto lasciare su questo punto senza neanche vedere se ci fosse un po' di mangianza o del pesce. Ho effettuato questo tuffo a pinne con una caduta a foglia morta molto lenta. Il motivo è legato semplicemente ad attirare l'attenzione di questo pesce. Off, spento, colpito perfettamente sulla spina. Diciamo che questi sono i tiri più belli che si possono fare su un pesce, cioè ammazzarlo sul colpo. Ho voluto restare fermo all'aspetto per farvi vedere cosa succede se il branco rimane nelle vicinanze. Infatti, come previsto, i denti ci sono ancora lì, davanti a me che gironzolano. E questo è il bello di essere un pescatore in apnea, con un solo colpo in canna. Come può andar bene e come può andar male. E perché non cacciare con due fucili? Beh, i motivi sono due. In primis, per la sicurezza. E in secondo luogo perché dietro al pescatore in apnea ovviamente c'è un'etica, quindi un rispetto per l'animale. Ovviamente ragazzi questo è soltanto il mio punto di vista, a prescindere dalla sicurezza che rimane sempre in primo luogo. Diversamente il pescatore può scegliere tranquillamente di scendere con due fucili, anche tre fucili, soltanto che ovviamente vi ricordo che siamo in apnea e quindi cacciare più di un pesce vuol dire semplicemente rischiare la vita. In questo periodo sono già arrivato al top della mia forma apnistica, quindi mi porto sul pesce. Quindi sento di avere così tanta apnea, e infatti l'uscita è tranquilla, lucida e cosciente, ovviamente. Eccolo qua, è un bel esemplare di circa 5 kg, un gran bel pesce. Il barcaiolo mi raggiunge poco dopo e mi dice: "Io non ho visto nulla sull'ecoscandaglio, ma dove erano questi pesci?" Volete sapere la mia risposta? Questa si chiama tecnica del silenzio. Bye, Michele Giurgola. Ciao ragazzi, alla prossima puntata.